Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovo video collaborazione con Titti e è un altro video challenge. Allora, intanto vi sto mostrando questa lampada perché l'abbiamo comprata insieme su Amazon. Finalmente Sun UV vende anche su Amazon. La spedizione è 2 giorni, mi sembra, con Prime e insomma, finalmente possiamo ricevere queste lampade in un minor tempo rispetto che AliExpress. Allora, abbiamo commentato con abbiamo scritto un messaggio al venditore e lui ci ha dato un codice sconto per voi se volete acquistare questa lampada. Vi lascerò il link e il codice sconto giù nell'info box. Comunque, questa è una delle splendide lampade della Sun UV. Come vedete, questa è piena piena di LED, è 48 watt e va bene, c'è anche il qui è come sono accesi e c'è anche il pulsante per dimezzare la potenza. Ci sono 10 secondi, 30, 60 e 99 e questo è il prodotto. Inutile dirvi che è ottimo perché io ormai le uso forse da 3 anni queste lampade. Va bene, allora adesso veniamo alla sfida di oggi. Abbiamo deciso di provare a fare una duck nail. Allora, le duck nail sono uscite fuori in America e hanno questa forma, come avete visto nella foto di copertina, un po' larga, se vogliamo definirla larga. Praticamente non ci preoccupiamo per niente di andare a tagliare. Vedete, qui praticamente io dovrei fare i tagli qui per stringere, invece è proprio lì che andrò a far allargare la mia unghia, il mio allungamento del bordo libero. Quindi comincio con questa cosa, non l'ho mai fatta, ho solamente visto delle foto e sinceramente no, non mi è mai interessato provare a farla perché insomma nel nostro quotidiano per fortuna queste unghie non sono mai entrate in voga perché sarebbe stato decisamente difficile per noi accettare questo tipo di forma, più che le decorazioni, quelle poi è una cosa soggettiva, ma è la forma che. E quindi qui sto andando a fare praticamente un trapezio, praticamente sto andando ad allargarmi un ventaglio, come lo vogliamo chiamare, una cosa larghissima e quindi intanto mi creo il bordo libero. E poi scusate, in ogni video devo tossire e poi andrò in lampada appunto. E una volta uscita dalla lampada, il risultato dell'allungamento è questo: la curva C è venuta e quindi già mi accontento. Sto andando a creare una specie di allungamento del letto ungueale. Ma vi dico subito che questo gel, più che altro la consistenza di questo gel, non è molto adatta per fare questo lavoro, specie con le temperature che ci sono adesso, che diventa liquido anche il cemento e quindi va bene. Però poi non mi sono andata troppo a cercare di fare al meglio possibile, sempre per il fatto che è una prova e insomma, anche se non viene perfetta, mi va bene così. E qui con la seconda passata sto cercando di andare ad alzare come si fa il muretto, sto cercando di andare ad alzare lì appunto nella linea del sorriso, ma con questo gel che non è denso, non è di quelli densi che rimane fermo, giustamente mi è andato a colare ovunque e quindi ho deciso di poi andarlo a pulire. Ho pulito la linea del sorriso e lasciato come viene. Che alla fine il risultato finale non è stato neanche malaccio. Quindi sono andata a pulire, ho solamente creato un altro po' di spessore qui nel letto ungueale e basta. Non mi sono concentrata a fare una bella mandorlina, un bel allungamento di letto ungueale, insomma, non mi andava di perderci tempo più di tanto. E comunque vado a terminare, ecco, perlomeno vado a terminare la struttura del letto ungueale. Allora vi dico subito che
Non ho il link del video di Tiziana da mettervi, ma appena caricherai il video, perché purtroppo in questo periodo estivo anche bisogna mettersi d'accordo con i periodi di ferie, eccetera. Appena avrò il suo link, che lei lo caricherà, lo metterò giù nel primo commento in evidenza. Allora, come avete visto, ho preso un gel marrone che mi piace tantissimo, questo colore di Madame Glam, e sto andando a delineare la linea del sorriso. Quando facciamo un French in questo modo, io vi consiglio sempre di mettere un colore un po' più scuro nella linea del sorriso, perché risalterà ancora meglio. Adesso vedrete più in là. Qui sembra una schifezza, ma poi quando ci andrò a mettere sopra l'altro prodotto vedrete che tutto risulterà più bello. Allora, qui ho preso un po' di gel trasparente e ci sto andando a mettere delle decorazioni. Questi sono dei rombetti, che sono sempre tanto carine queste cose. E quindi comincio ad aggiungere cose al mio gel trasparente, quindi aggiungerò anche dei glitter sul dorato e mi creo appunto questo. Qui ne ho fatto poco perché giustamente mi serviva solo per questa unghia, e quindi mi vado a creare quello che andrò a mettere nella parte del bordo libero del French. Qui sto cominciando a mischiare. E adesso ci aggiungerò una punta di quel marrone che ho usato per delineare la smile line, ma proprio una puntina, in modo che questo gel diventi leggermente marroncino trasparente, proprio per continuare a dare una continuità, scusate il giro di parole, ai colori che sto usando, che non è che sono proprio molto molto estivi sti colori, però non so, comunque il marrone mi piace, il marrone bronzato, vabbè. Qui mentre sto facendo questo mi sto rendendo conto che ci sono troppi glitter rispetto al gel, quindi aggiungo un altro pizzichino di gel trasparente perché altrimenti potrei rischiare che il gel non mi polimerizza e quindi potrei compromettere la durata, la struttura. Quando fate queste cose vi consiglio sempre di praticamente il gel deve essere di più di tutte le altre cose che andiamo a mischiare nel gel. Adesso prendo un po' di questo prodotto e comincio a metterlo, e qui è inutile che vi spiego, lo vedete quello che sto facendo, e comincio a metterlo principalmente sull'attacco, sullo stacco tra il marrone scuro e l'arancio, in modo che poi comunque questo stacco non si vedrà più, e vedete come è venuto. A me piace tantissimo. Io, se avessi tempo per farmi le unghie come facevo una volta fino a che è nata Gaia, insomma, per ora non ho il tempo per fare queste cose. Fatelo voi per me, per favore, e fatemi sapere come vi è venuta. Se volete anche su Instagram taggarmi, mandarmi le foto. Ho fatto un hashtag Living la vita glitter, ve lo lascio qui scritto, e mi piace tantissimo questo effetto. E qui, come vedete, vado ad aggiungere dei rombetti, perché questi rombetti, così, questa idea del tridimensionale mi piace tantissimo. Quando si muove l'unghia fanno questo riflesso di luce che io trovo bellissimo. Ed ecco qua, e quindi vado in lampada. E così è come esce la mia duck nail prima di incapsulare queste unghie. Adesso vedo se trovo qualche foto e ve la metto anche qui nella scherma, nello schermo. E queste unghie, oltre ad essere così abbastanza larghe, con una forma molto poco aggraziata, cioè, la loro particolarità è anche quella di andare un po' verso il basso, quindi diciamo un po' che ce l'hanno tutte le cose, tutti i difetti sta forma ce l'ha. Però
perlomeno per noi, non lo so, per come siamo abituate noi a vedere le unghie ricostruite. E quindi niente, adesso con questo gel trasparente, con questo costruttore Clear, sto andando ad incapsulare tutto quanto e appunto mi finisco, mi termino la struttura. Uscendo dalla lampada faccio un secondo passaggio perché voglio crearmi bene. Ovviamente avrei potuto evitare di fare tutte queste cose perché questa poi è un'unghia che non dico che andrà nel cestino, ma insomma quasi sarà solo messa lì per bellezza. Quindi avrei anche potuto evitare di fare tutti questi passaggi, però ho pensato che magari può essere comunque utile sempre vedere un po' come faccio le cose. E quindi praticamente dal punto A al punto B nel punto di stress sto andando a rinforzare la mia struttura e vado in lampada perché questo gel anche lui con il caldo tende un po' ad allentarsi e quindi mi si sparapacchia tutto. E adesso qui in punta solo vado un po' a rinforzare per bene la punta perché non voglio che quando vado a limare mi porta via tutto questo bellissimo lavoro di glitteratura che non si dirà così, ma insomma adesso mi è uscita sta parola e poi vado in lampada. La curva C la abbiamo, almeno quella. E adesso qui ho velocizzato un po' la limatura, ma credetemi che non sapevo bene da dove cominciare, perché appunto io avrei già cominciato a tirare sui laterali, a stringere, ma ovviamente no, perché non è quello il focus di questa forma, no? E allora niente, semplicemente sono andata, diciamo che è pure abbastanza facile la limatura di questa forma, perché ecco, vai solamente a continuare a creare questo triangolo, quindi continui a creare questo triangolo, togli i vari sbordamenti di gel magari che ci sono, pulisci la struttura, assottigli magari un po' dove c'è troppo gel e ecco qua, la struttura è fatta, tant'è che qui non ho neanche utilizzato la fresa, ho fatto tutto a mano e ci ho messo veramente, non lo so, 2 minuti. Insomma, la limatura di questa forma è molto semplice. Vedete come va verso il basso, ma noi seguiamo quello che dice la regola, tra virgolette, di quest'unghia. E quindi ogni tanto mi parte la tip, mi si stacca dal dito, però vabbè, la riattacchiamo. Allora, ragazze, provateci a fare questa unghia che secondo me è anche più divertente dell'altra. Se non avete visto l'altro video, ve lo lascio qui in alto a destra il link diretto, così quando avete finito di vedere questo potete andare a vedere l'altro. Quindi provateci anche voi, taggatemi, no, taggatemi su YouTube, forse non si può, però insomma, se volete e fate questo video potete scrivere qui sotto nei commenti che lo avete fatto e io volentieri, io e Tiziana, veniamo a vedere il vostro video. Come dicevo nell'altro video, questa è una cosa per ridere, per giocare insieme, per creare una community così di onicotecniche e per scambiarci idee e questo è quanto. Allora, adesso la magia che accade sempre quando metti il sigillante sull'unghia opacizzata è bellissima. Questo effetto mi piace tantissimo, cioè la forma dell'unghia anche no, anche meno. Però l'effetto di questo French in questo modo mi piace tantissimo. Magari su una o due unghie, invece che su tutte e 10, potrei anche trovarlo il tempo di farlo. Mi piace veramente tanto. Sono dal vivo poi che ve lo dico a fare. È ancora più bella. Ed eccola qui, molto da vicino, la mia duck nail, la mia prima duck nail. Questo effetto, vi ripeto, fino allo sfinimento che mi piace tantissimo, la tridimensionalità che ha assunto il French mi piace veramente tanto. È un ventaglietto praticamente, ma è così che vuole. La curva C ce l'abbiamo,
Potrebbe essere anche un'unghia abbastanza resistente, non lo sapremo mai, perlomeno io, perché non la farò mai su me stessa, non proverò mai, però mi piace l'effetto del French. Regalami un like, commentami qua sotto se decidi di fare il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!